venuto con Padre Pio nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dinanzi a questo bellissimo mosaico del santuario di Santa Maria delle Grazie, per raccontarvi un po' gli anni in cui era assistente di Padre Pio fra Eusebio Notte, che ha lasciato tanti scritti, tante testimonianze, anche un libro dove racconta quello che accadeva quotidianamente con Padre Pio. Infatti racconta che una mattina, erano circa le 11 del mattino, lo trova in cella assorto in preghiera, una preghiera abbastanza sentita. Infatti lui entrò in cella e disse: padre, volete una mano? Ma lui era assorto nella preghiera, avrà pensato tra sé, sicuramente starà pregando per qualche motivo importante. Padre Eusebio chiese a Padre Pio: ma padre, per chi state pregando? Padre Pio, guardandolo, gli disse: sto pregando per Fra Tizio. Si trattava di un frate cappuccino della provincia di Sant'Angelo che era stato un po' coinvolto in una situazione estremamente sofferente per Padre Pio e triste, quando gli vennero piazzati dei registratori nella stanza. E questo frate, proprio per il bene e per voler salvare Padre Pio, non fece altro che prendere determinati ordini. E, ecco, Padre Pio di sua iniziativa ricambiava il tradimento e ricambiava queste pugnalate, come diceva e scrive Padre Eusebio, con la preghiera. E Fra Eusebio racconta che in quei giorni, per coincidenza, che poi alla fine coincidenza non era, giungeva qui a San Giovanni Rotondo un ingegnere di Modena che anche lui era stato coinvolto nell'andare a piazzare questi registratori in quegli anni particolarmente bui e tristi per Padre Pio. Padre Eusebio, come lo vide, lo trattò freddamente perché sapeva di quello che aveva fatto e quello che era successo. Invece Padre Pio, come lo vide, gli aprì le braccia e gli disse: vieni qua, dammi un bacio. E subito questo ingegnere, che era in ginocchio, si alzò quasi in lacrime, abbracciò Padre Pio. E proprio quando accompagnava in questo luogo per la sua consueta preghiera quotidiana Padre Pio, che aveva sotto braccio Padre Eusebio, rivolgendosi a Padre Pio, disse: ma padre, ma sa chi è quell'uomo? Che cosa le ha fatto? E Padre Pio, guardandolo, si ferma, erano proprio qui, disse: sì, lo so, è un'anima da salvare. E poi cominciò a pregare. E lì Padre Eusebio racconta che quando tornò in stanza per annotare questo episodio, lo concluse proprio così: Padre Pio dimenticava tutti i torti e i tradimenti subiti e non faceva altro che pregare per queste persone che gli avevano fatto del male, e sicuramente le sue preghiere diventavano preminenti dinanzi a Dio per salvare quelle anime.